Giovanni Verga nasce probabilmente il 2 settembre 1840 a Catania. Ancora adolescente scrive il suo primo romanzo, Amore e Patria. Durante la spedizione dei Mille si arruola nella Guardia Nazionale. Intanto pubblica altri romanzi a tema romantico-patriottico, I carbonari della montagna e Sulle lagune. Nel 1871 Roma, conquistata dalle truppe del Regno d'Italia, diventa capitale. A Parigi ha breve vita la Comune. Nel corso di due soggiorni a Firenze, Verga diventa amico di Luigi Capuana. Pubblica il romanzo Storia di una capinera e nel 1872 si trasferisce a Milano, pur continuando a visitare spesso Catania. Nei salotti letterari incontra gli scrittori della Scapigliatura. Altri romanzi a tema borghese mondano, Eva, Tigre reale, Eros. Ma intanto Verga scrive nel 1878 la prima novella verista, Rosso Martelo. L'anno prima Zola ha pubblicato L'ammazzatoio. L'anno dopo va in scena a Copenaghen, Casa di bambola di Ibsen. Nel 1880-1882 pubblica i racconti di Vita dei campi e Novelle rusticane e il romanzo I malavoglia, ma anche un nuovo romanzo mondano, Il marito di Elena. Nel 1882 muore Giuseppe Garibaldi, all'età di 74 anni. Intanto inizia per Verga un periodo di difficoltà economiche, nonostante continui a pubblicare racconti, e nel 1889 l'edizione definitiva del Mastro Don Gesualdo. Nel 1890 l'Eritrea viene ufficialmente dichiarata colonia italiana. Verga vince nel 1893 la causa per i diritti sull'opera lirica che Pietro Mascagni ha tratto dal suo racconto Cavalleria rusticana. Nel frattempo è tornato a stabilirsi a Catania. D'ora in poi scriverà pochissimo. Si occupa delle sue terre e di quella che chiama la sua segreta mania, la fotografia. Verga muore a Catania il 27 gennaio 1922.